E buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Free Station, un'altra puntata veramente bellissima con i nostri ospiti per quanto riguarda il nostro a tu per tu. Con me abbiamo il nostro Luigi, ciao Luigi. Ciao, buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori di Radio Free Station. E poi abbiamo la nostra Laura da Roma, ciao Laura. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori e buonasera al nostro ospite. Sì, il nostro ospite che non è altro che il nostro carissimo Gene Gnocchi. Buonasera Gene. Buonasera a tutti. Allora, tutto bene, spero. Allora, innanzitutto io credo che il suo nome Gene venga da Eugenio, Eugenio Ghiozzi, o no? Esattamente, esattamente. Sì, sì, è proprio così. Allora, a Gene ci siamo arrivati. E Gnocchi al posto di Ghiozzi come mai? Ma Gnocchi perché è una storia lunga, avevamo un gruppo un complesso, volevamo fare un po' gli italo-americani, allora Ghiozzi è diventato Gnocchi e poi l'abbiamo sempre tenuto, però diciamo il senso è quello lì. È una storpiatura per Ghiozzi, però sostanzialmente. Non è che per Gnocchi si voglia intendere dei gran bei ragazzoni, perché noi di norma quando diciamo una bella gnocca è una bella donna, quindi Gene Gnocchi no, purtroppo nella band non c'era nessuno che risaltava per queste caratteristiche, quindi è un'altra semplicemente per quello che le ho detto. Allora, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori comunque che lei è un grandissimo comico, conduttore televisivo, cantante, scrittore, addirittura ex calciatore italiano. Questo per esempio non lo sapevo io. Vediamo un attimino che cosa dice il nostro ospite, soprattutto poi passo immediatamente la parola a Luigi. Vai Luigi. Sì, eccomi qua. Intanto buonasera anche da parte mia a Gene. E volevo chiederti, com'è stata la tua infanzia a Fidenza? Ma infatti è stata molto bella perché ho avuto la fortuna di avere due genitori meravigliosi, io sono il primo di sei figli e quindi ho una famiglia molto numerosa ed è stata un'infanzia felice proprio, quindi non c'è altro modo per definirla, ero amato, mi sentivo voluto bene, nello stesso tempo volevo bene ai miei fratelli, era una cosa fantastica. Ho avuto due genitori impagabili, quindi questo lo voglio dire perché non sempre succede, però sono state due persone meravigliose. E questa è la cosa più bella, infatti, che un figlio possa dire ai propri genitori. E un'altra mia domanda è questa: il tuo talento da comico, quando l'hai scoperto, Gene? Ma io ho sempre avuto una certa propensione, diciamo, allo scherzo, infatti anche quando giocavo a pallone ero quello che nello spogliatoio faceva un po' più diciamo, tra virgolette, un po' più di casino, quindi poi dopo farlo diventare un mestiere, insomma, è stata una cosa un po' fortuita, perché ho provato e ho detto provo a fare, mi sono costruito un piccolo monologo, sono andato allo Zeli a recitarlo e fortunatamente è stato apprezzato. E da lì è nato tutto, ma improvvisamente, io non devo dire la verità, mi scuso anche coi colleghi, non ho fatto gavetta, nel senso che ho presentato questa cosa, mi hanno visto Zuzzurro e Gaspare, mi hanno preso subito per fare Emilio e da lì è nato proprio tutta poi la mia, chiamiamola, la mia professione, la mia, certo, carriera. Certo. Senta, lei come comico indubbiamente era anche un po' vivace a scuola. Ha mai preso in giro degli insegnanti, visto che Laura è un insegnante? Vediamo un pochettino. Ma guarda, io devo dire la verità, sono... Sì, ho preso in giro parecchio i miei insegnanti perché avevo un maestro che si lasciava prendere in giro, si chiamava Ettore Zampella, tra l'altro era un maestro anche molto innovativo perché noi facevamo i film, facevamo durante l'elementare, lui ci faceva fare delle commedie che riprendeva, poi abbiamo fatto tante cose molto divertenti e quindi aveva già capito che c'era questo talento per comunque questa propensione
alla presa in giro e mi utilizzava parecchio per queste cose. E quindi sì, devo dire di sì, perché era naturale, ma non era così come oggi, nel senso, non era nel senso del bullismo, era una presa in giro reciproca, perché ci si voleva bene, cioè ci si comprendeva, ci si voleva bene, quindi era tutto concesso, perché era tutto nei limiti, cioè non ho mai costretto il mio maestro a salire nudo sulla cattedra e fargli scrivere, cioè a fare delle cose assurde come quelle che si leggono oggi. Però è stato un periodo sicuramente di divertimento, di grande divertimento. Io credo che anche le ore scolastiche erano più divertenti, no? per l'intera classe, perché quando c'è questo rapporto con gli insegnanti, ma soprattutto quando c'è qualcuno che ci fa divertire, ci fa imparare le varie nozioni scolastiche in maniera poco pesante, dico io, perché la scuola deve essere anche questa. Questa sarebbe una chiave veramente da trasmettere a tutto il corpo insegnante. Io devo dire la verità, ho avuto la fortuna nei miei studi di trovare persone veramente adeguate, nel senso che, per dire, io al liceo classico avevo un professore di greco che leggeva i lirici greci e Saffo, per dire, e piangeva, cioè si commuoveva, quindi vedevamo questo professore anziano e che si commuoveva leggendo i classici greci. Questa è una lezione impagabile, perché capisci che c'è proprio l'amore per la professione, c'è l'idea di trasmettere un insegnamento, ma non solo, c'è proprio l'idea di appassionarsi a quello che si insegna, e questa è stata una cosa, ma non è successo solo con quello, con tanti professori che ho avuto, e questo chiaramente è una fortuna che ci rimane poi col tempo impagabile. Certo. Questo è vero. È vero, è vero, la insegnante, lo posso confermare, che a volte quando, ma questo succede, cioè le lacrime possono spuntare anche leggendo un testo di un bambino, assolutamente. Certo, perché... come no, ma certo, l'importante è che spuntino, che ci sia emozione, che si comunichi questo fatto, no? Però il fatto di andare in classe e vedere un insegnante che si commuove, che si commuove per quello che sta facendo, per me è stata una cosa veramente, mi ha colpito talmente tanto che tutte le volte che mi chiedono com'è stata la mia la mia carriera scolastica, io questo episodio lo dico perché, ma ne potrei dire tanti. Io avevo un professore di filosofia, un professore di italiano, che è il grande professor Petrolini, che erano veramente appassionati del loro lavoro, e quindi era una cosa bella, cioè andavi a scuola anche volentieri, perché eri con persone che capivi, che venivano lì per te, per comunicarti questo. E sì, è che comunque io dico sempre che la nostra è una professione che non si può fare né per i soldi né per la carriera. O si fa per passione o non si fa, non si dovrebbe fare. Sono d'accordo. Purtroppo. Ed è anche vero che fin da bambini si riconosce un talento, Sì, certo, come no, assolutamente. No, questo sì, però poi dopo il talento va coltivato per farlo diventare, cioè il talento ha bisogno anche di un po' di rigore, un po' di metodo, un po' di e quindi è chiaro che il talento ci deve essere, però poi ci vuole anche tanto lavoro, perché bisogna anche far capire ai ragazzi, secondo me soprattutto oggi, che fare il mio, ma qualunque lavoro è passione, ma è anche fatica, cioè non puoi non faticare per arrivare ad ottenere dei risultati, perché ormai si è ingenerata l'idea che chiunque possa arrivare a determinate situazioni o successi, chiamiamoli così, senza faticare. Questo è sbagliatissimo, secondo me, è un concetto che anche la televisione ha reso molto, molto patente, molto, molto visibile, ma secondo me è profondamente sbagliato. Sì, questo è vero. Ma lei è stato sostenuto dalla sua famiglia quando ha scelto di intraprenderla come professione in questo? Ma devo dire che io ho avuto la fortuna di avere un padre che mi ha detto: guarda, tu nella vita devi fare quello che ti rende felice. È stata una persona, purtroppo è mancata presto, però è stata una persona che
che mi ha supportato in tutto e per tutto, perché sapeva e capiva che nella vita devi fare quello che per cui sei portato e non altro, insomma. Quindi diceva: datti un tempo, però fai quello che vuoi e poi dopo deciderai se fare altro, però datti un tempo per fare quello che vuoi. Questo è vero, perché darsi un tempo è importante in una professione che comporta anche dei rischi, ovviamente. Assolutamente. Lei mi fa morire quando dice quelle cose anche forti, con una faccia così seria, ma così seria, che giuro, come ci riesce? Il segreto, cioè, è un tipo di comicità. A me piace questo, ho sempre sposato questo tipo di comicità, perché la cosa detta, la cosa, diciamo, iperbolica, oppure l'enormità detta molto seriamente, è, secondo me, molto divertente. Poi dopo ci sono altri generi, però io sono legato proprio a questo modo, che non è neanche poi una professione, è proprio un mio modo di essere. Io sono così nella vita, quindi mi piace continuamente sparigliare le carte ogni volta, quindi questa è la mia, non è una cifra, è la mia vita proprio, quindi sono così e sarò sempre così, lo sono sempre stato, lo sono sempre. Decenti, lui non cambi, non deve cambiare. Solo detto fra noi, non c'è dubbio. Senti, Gene, io sono pugliese. Come ti è venuta in mente 2 anni fa quella scena lì, quando baciasti la conduttrice del TG3 Puglia? Ma mi è venuta in mente perché ero lì per presentare, avevo uno spettacolo a Bari e contemporaneamente avevo un libro in uscita, e allora mi è venuto in mente di fare una cosa un po' diversa, e gliel'ho chiesto ovviamente prima, e lei inaspettatamente mi ha detto: guarda, se non me l'avessi chiesto tu, te l'avrei chiesto io. E quindi è stata una cosa, no, sto scherzando ovviamente, però c'è stato un dopo, perché poi ho conosciuto i suoi genitori. Siamo stati a un passo dal matrimonio, comunque. Ah, pure, quindi insomma. Sì, è stata una storia molto bella. Però purtroppo, insomma, la Puglia è un po' distante, poi insomma, c'è un problema logistico. No, sto scherzando. No, sto scherzando, per amor di Dio, no, perché magari ci sente. L'ho detto, lei va a cascare. Gene, lei ha anche una band musicale, come si chiama? I Figli di Renzi, si chiamano I Figli di Renzi perché noi annunciamo il pezzo e poi non lo facciamo, e quindi è perfetto come idea. Ottimo, direi. Invece sì, una mia caratteristica del personaggio. Ma le sarebbe piaciuto di più diventare calciatore o una rockstar musicale? Ma sinceramente calciatore, perché veramente è stata la mia vita, quindi alla fine, cioè, l'ho fatto, nel senso che ho giocato a calcio tanti anni anche a dei discreti livelli, però senza diventare mai un grande calciatore. Però lì il calcio ero portato per farlo, nel senso che ero capace, insomma, cantare è un po' un ripiego, nel senso, sì, ho una band, mi piace, sono appassionato di musica, però non è che canti proprio benissimo, però canto, insomma, le serate le facciamo, la gente è anche discretamente divertita, poi insomma lo spettacolo è chiaramente comico, però facciamo anche 2 o 3 pezzi, e quindi la gente si diverte. Però sinceramente, se dovessi scegliere tra calciatore e cantante, direi calciatore tutta la vita. Ti abbiamo anche visto nel programma di Teo Mammucari, nel programma degli scherzi, quindi volevo farti anche una domanda su questo. In questo mondo ormai, dove proprio i programmi sugli scherzi stanno un po' scomparendo, anche davanti al trionfo dei talent show e di tanta musica usa e getta, secondo te perché tutto questo?
Ma perché è cambiato proprio il modo, cioè con il web è cambiato anche, è cambiata la televisione, quindi diciamo l'intrattenimento è fatto di tante cose più disparate. Una volta c'era solo la televisione generalista, quindi aspettavi quel momento per metterti davanti alla televisione e guardare una cosa. Adesso non si fa più, adesso tu scegli, vai sui canali, vai su YouTube, puoi vedere quello che vuoi, poi ti fai un tuo palinsesto che è indipendente da qualunque regola e da qualunque diciamo assioma televisivo. Quindi anche gli scherzi sono, cioè io ho fatto due edizioni di Scherzi a Parte negli anni 90 con Teocoli e quindi so bene di che cosa stiamo parlando, però diciamo che gli scherzi ormai se ne vedono di tutti i colori dappertutto. L'idea di riproporlo, secondo me, fare un talent sugli scherzi era abbastanza divertente perché coniugava le due cose che erano un po' disparate tra di loro, però diciamo la cosa in sé è stata abbastanza fortunata perché c'era questa commistione di generi. Ormai devi contaminare i generi per fare qualcosa di diverso, perché fare un genere solo e con tutto quello che c'è di offerta è difficile azzeccarci. E poi in questo mondo d'oggi, con tanta tristezza, con tante cose brutte che succedono ogni giorno, forse sorridere è l'unica cosa che ci rende un po' più vivi. Quindi è molto importante che programmi come quelli vadano in onda per farci almeno sorridere. Lei non ha quindi un grande... cioè, per quanto riguarda i talent show musicali, cosa ne pensa? Ma guarda, da appassionato più che da esperto di musica, devo dire che hanno dei pregi, nel senso che danno la possibilità a tanta gente, cosa che prima non c'era, di farsi vedere, di farsi conoscere. Da un altro punto di vista, credo che siano un po' carne da macello per diciamo che conta più la giuria, o comunque il gioco che si instaura in giuria, più che l'esibizione del cantante, quindi è diventato una cosa proprio un vero e proprio spettacolo televisivo più che la scoperta di talenti. Questo da un lato è comprensibile e plausibile, dall'altro però poi alla fine mi fa dire che se si va a vedere chi è uscito dai talent o quanti si ricordano di persone che sono uscite dai talent, devo dire che sono molto poche rispetto alla massa di talent che sono stati proposti. Quindi è un po' così, è un po' la montagna che ha partorito il topolino, però se la direzione dell'intrattenimento è questa, ci sta anche questo, insomma. Sì. Un'altra domanda da parte mia: la comicità è meno impegnativa della satira? Ma guarda, la satira è, in realtà bisogna mettersi d'accordo, perché il problema della satira è diventato, cioè se si intende satira politica, è diventato molto spinoso, perché in realtà il politico è inarrivabile da questo punto di vista. Cioè io dico la verità, io dopo che ho visto chiunque, per dire Salvini piuttosto che Gasparri, piuttosto che Brenzi 10 volte durante la giornata che mi ripetono la stessa cosa, capisco che non sono più né Salvini né, non sono più né Gasparri né Renzi, ma sono la loro caricatura. Quindi una volta il politico potevi satireggiarlo perché non si vedeva mai, adesso invece si vede talmente tanto che è diventato veramente una macchietta, e quindi non c'è neanche più il gusto per fare queste cose. Credo che la comicità sia satira vera quando ti fa intravedere un mondo diverso, quando ti dà la possibilità. Il satirico è anche un po' moralista, sostanzialmente non è contento del mondo che vive e quindi cerca di costruirsi fantasiosamente un altro mondo, e questo è la vera satira, secondo me, quella satira che ti consente di fare dei giochi, di fare di stabilire delle relazioni tra mondi diversi e di fare intuire un mondo che potrebbe essere diverso ma che ancora non lo è. C'è una mia curiosità, noi sappiamo che ha lavorato in giurisprudenza, di norma quelle bellissime
quei bellissimi quadri vengono sempre messi, no, da qualche parte della propria casa. Lei dove ce l'ha? Quali quadri? Cioè, il titolo di studio, proprio quello che viene rilasciato quando uno viene in laurea. Il titolo di studio non l'ho. No, non ce l'ho appeso proprio. No, no, ma perché c'è un fatto che io non ho niente di mio, nel senso che non ho filmati, che mi, cioè non ho fotoricordo, perché mi piace sempre pensare di. Cioè non sono schiavo del ricordo, del. Cioè, mi piace pensare che la cosa migliore sarà la prossima che farò, quindi non ho, sì, ho dei ricordi che sono miei, perché, ma non ho ricordi tangibili. No? C'è una sorpresa, sì, una sorpresa per lei, sì, andiamo a vedere, sì, un pochettino chi è. Cecilia Capriotti, buonasera Cecilia. Pronto, buonasera, salve a tutti. E noi abbiamo qui in diretta il nostro grande Gene Gnocchi. Ciao Gene, no, infatti è bellissimo sentirti. Ciao. Come stai? Bene, tu? Io bene, benissimo. Che piacere sentirti. Poi ci siamo visti da poco, quindi. Ci siamo incontrati fugacemente a Polverisi, ti ho trovato, sì, veramente in grande forma e quindi non, no, mi dispiacerebbe proprio. No, bellissimo poi vederti dopo un po' di anni. Davvero, veramente. Ricordi... la bambina piccola è stato veramente un bel incontro. Sì, infatti, ricordiamo i nostri ascoltatori che avete lavorato insieme nel programma La Grande Notte. La Grande Notte, sì, con sì, Cecilia, sì, è stato un'esperienza molto bella. Sì. Cecilia, molto bella. Sì. Ci vuoi dire, lavorando con Gene, com'è lavorare con Gene? Ce lo vuoi raccontare un po', qualche aneddoto? Grazie. Ma intanto lavori con un grande professionista che ha solo da insegnarti, quindi ha questa ironia pazzesca, spontanea, quindi comunque è un'ottima, una buona palestra. È una persona stupenda, simpaticissima, ma soprattutto con una nobiltà d'animo non indifferente. Quindi lavorare è un parolone, perché lavorare con lui è veramente un piacere, come andarsi a divertire, insomma. Era un programma ironico, però lui ha una grande cultura, quindi racchiude un po' tutto, diciamo. Qualche bellissimo. Beh, adesso a questo punto di Cecilia, di quanto ti ho dato per dire questo, cioè di quanto ti ho pagato, e la chiudiamo. Stavo neanche, è stato proprio spontaneo. No, ma Cecilia, no, ma veramente io ti vabbè, poi è inutile che ne parliamo, ti spero, ne abbiamo parlato anche Polverigi, spero anche di ritornare a fare qualcosa insieme, perché sì, lo spero tanto, parte, perché poi mi hai portato veramente una grande fortuna. Dopo quel lavoro ne ho fatti altri, è stata quindi un'esperienza non solo bella ma anche importante. Un difetto di Gene, l'abbiamo trovato oppure no? Non ne ha difetti Gene? No, perché apparentemente burbero, invece è una persona molto sensibile, molto accomodante, carina con tutti. C'erano persone lì che dicevano: mi aspettavo che fosse così, perché comunque è un po' uno scudo, no? Invece se lo conosci è una persona talmente umana, gentile, che veramente. E poi io penso che sia un padre eccezionale, e quando parla delle figlie puoi capire poi la persona, perché lì vedi la sensibilità, l'amore, tutto, quindi non solo a livello professionale ma a livello umano che fa la differenza. E auguri anche a Cecilia, che fra un mese e mezzo la sua prima figlia compirà un anno, quindi auguri Cecilia. Sì, infatti, grazie di cuore. Beh, io devo concordare, perché diciamo, quando noi abbiamo delle grandissime persone c'è sempre all'inizio una forte emozione, io dico sempre quel mal di stomaco che probabilmente viene agli artisti prima di salire su un palco, e a me è venuto, però il mal di stomaco è iniziato a scomparire con le prime parole di Gene, quindi
Diciamo che è confermato, sì, che è una bellissima persona, umana, soprattutto io la definisco tenera a volte come uomo. E questo sì, è assolutamente, fa quel sorriso dolcissimo che all'improvviso ti spiazza. Questa perché è una magari bellissima cosa, tenero è un aggettivo bellissimo. Sì, la vedo in questa maniera. La vedo in questa maniera, molto tenero, molto dolce. Cecilia, tu hai lavorato anche in programmi sportivi, come l'avresti visto? Sì, io ho esordito con dribbling e subito dopo con La Grande Notte, quindi ho iniziato proprio a stampo giornalistico con programmi sportivi e lui, vabbè, lui è un valore aggiunto, perché a prescindere dalla conoscenza calcistica che ha, che non è indifferente, c'è insieme con l'ironia, quindi quando vedi poi programmi di calcio che rischiano di essere noiosi, con lui sono divertenti, e in più cioè, si parla di calcio vero, quindi comunque è un valore aggiunto. Infatti, guarda, scusa se ti interrompo Cecilia, però secondo me, io lo dico qui, ce lo siamo detti, io un programma con te sportivo lo farei subito. Io no, e te, ma infatti lanciamo questo appello che mi ma sembra... Subito, perché... sarebbe veramente, ci vorrebbe, lo dico da ci vorrebbe persona che frequenta il calcio, perché... ci vorrebbe perché ormai si prendono tutti sul serio, non si può più parlare, non si può più ridere, sì, di niente nel mondo del calcio, che poi rischiano un po' di essere noiosi, insomma, dopo un po' giri, cioè con Gene è un certo, po' difficile no. E poi diciamocela tutta. Noi la mattina senza il rompipallone di Gene Gnocchi come faremmo a vivere? ma infatti guarda, io farei proprio una cosa così, farei un rompipallone con Cecilia Capriotti e Gene Gnocchi la domenica sera al posto della domenica sportiva, o in alternativa alla domenica sportiva, dove si fa mezz'ora, un'ora di chiacchiera sul mondo del calcio, però ridendo e scherzando, dicendo le cose che non nessuno ha coraggio di dire, però in modo faceto, in modo ilare, e la gente passerebbe un'ora divertendosi, perché è un lancia la proposta, anche perché proposta, diciamo allora, che la gente ha voglia di ridere, ha voglia di star bene, perché comunque ha voglia di ridere, adesso... Cecilia, ma anche ha voglia di ridere, ma da persone come noi competenti del settore, capito? Non devi fare il buffone, devi ridere, però sapendo che chi ti sta parlando ha fatto trasmissioni televisive sportive, bravissimo, perché si occupa, ho detto di sport, prima, e quindi ha una credibilità in quel campo. A me non piacciono i buffoni che fanno la battuta sul calcio se non hanno pratica. No, no, ma detto c'è, ma la tua e questo voglio dire. No, no, ma quello voglio dirti. Quindi... Per questo t'ho detto che sarebbe giusto, perché tu hai un passato, hai un'esperienza di questo tipo. Io ce l'ho quotidianamente, dico, cosa ci vorrebbe a mettere in piedi una cosa divertente fatta da due persone che comunque sanno di che cosa stanno parlando? Assolutamente. Magari fosse, guarda, sarebbe una cosa. E allora Mirtilla si farà portavoce del nostro direttore di questa cosa, per far sì che chissà qualcuno ci ascolterà, vero Mirtilla? Certamente, anche perché passeremo questa idea ai vari giornali che ci ascoltano come ogni lunedì, e vediamo se si può realizzare anche questa cosa qua. Certo. Intanto ringraziamo Cecilia Capriotti per essere intervenuta. Ma grazie a tutti voi. Grazie, vi mando un bacio grande. Grazie mille. Grazie davvero. Grazie. Ciao Gianni, a presto allora. Ciao Cecilia, un bacione. Ciao. Un bacio. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo con le ultime domande da parte di Laura. Vai Laura. Stavo riflettendo sul discorso della trasmissione sul calcio, anche perché è un mondo che sta diventando abbastanza drammatico. Ascoltare una trasmissione calcistica effettivamente adesso fa venire un po' l'angoscia, per cui sarebbe sicuramente da augurarsi che ci sia anche un aspetto un po' più leggero, no? Dicendo ugualmente le cose come sono. Sì. No, dicevo, quello che hai detto è perfetto. Semplicemente io credo che l'importante è che ci sia competenza nelle cose, cioè che uno faccia una cosa della quale sa di cosa sta parlando, e questo è fondamentale.
Poi chiaramente io sono convinto nel mio piccolo che a mezzanotte e mezza, a mezzanotte, dopo aver visto decine di moviole, decine di commenti seri, si possa anche sparigliare un attimo e divertirsi dicendo delle cose da persona competente, però in un modo un po' più hilar, un po' più leggero, come hai detto tu, è un po' più divertente. Io non ci vedo niente di male, però siccome tutti si prendono molto sul serio, è una cosa che è diventata difficilissima da fare. È spiacevole questo, a parte da però fare, la verità, ma è anche pesante da ascoltare, perché effettivamente, certo, la come no, sera, certo, che uno, dove uno insomma, a chi piace il calcio, a me piace per esempio il calcio, sentire certe trasmissioni che rinforzano anche delle opinioni anche che magari potrebbero lasciare un pochino più sul leggero, invece le acuiscono e non fanno altro che forse avvelenare anche un po' di più l'animo di un tifoso, e quindi logicamente sarebbe, ecco, una domenica sera un programma più leggero sarebbe veramente qualcosa di auspicabile. Tra i tanti programmi che ha fatto, ed è la mia unica domanda, tra i tanti programmi che ha fatto, c'è qualcosa che le sarebbe piaciuto fare che invece non è mai riuscito, a parte questo, insomma? Questo, insomma, diciamo, di calcio mi sono occupato, perché ho fatto anche programma su Sky, ho fatto programmi in generale. Mi piacerebbe molto fare un programma di cui ho fatto un numero zero con mia figlia su Rock, che sono una cosa che amo molto, sono proprio appassionato, mi piacerebbe farlo, perché sarebbe una cosa divertente, diciamo, sul rock, facendo sentire della musica magari che non si sente consuetamente. Questo sarebbe una cosa che mi piacerebbe fare, assieme ad altre, però questa ci terrei tantissimo. La sta definendo, la sta mettendo? No, qui io ho fatto una zero, però non ho fatto una puntata zero, che le assicuro è molto divertente. Però il problema è che ormai in televisione si fa molta fatica a rischiare, cioè è diventata una televisione molto poco propensa all'inventiva, quindi si rischia poco, ecco, sì, quindi questa cosa qua la vedo difficile, a meno che qualcuno non si prendesse la briga di vedere un po' più in là del proprio naso, però è così. Quindi, però questa mi piacerebbe veramente fare, perché c'è, soprattutto per due motivi: uno, perché si può scherzare come sul calcio, poi si scherza sulle cose che si amano di più, in realtà, quelle che ci piacciono di più, che questa è la cosa. E poi l'altra cosa che mi piacerebbe far scoprire alla gente dei gruppi che non sono conosciuti, ma che sono di una tale bravura, che è un peccato che non vengano mai presentati, perché noi abbiamo l'abitudine sempre di sentire le stesse canzoni, gli stessi personaggi, invece c'è un sottobosco di gente brava, capace, in tutto il mondo, sto parlando di tutto, che non ha la possibilità di essere conosciute. Quindi a me piacerebbe fare da padrino, o da scopritore di questi, per me, grandissimi talenti. Beh, con un pizzico di orgoglio le possiamo dire che questa radio, Radio Free Station, è una radio che fa molta promozione su questi gruppi che sono validi. Quindi, bene, quando le va di far da padrino, noi l'accogliamo volentieri. Questo mi fa molto piacere, questa è una bella cosa, perché tra l'altro il programma è proprio pensato come programma radiofonico, il programma radiofonico in video, però certo, è pensato come programma radiofonico, quindi se volete fare un esperimento, a me farebbe veramente molto piacere, perché e anche a noi, anche a noi altrettanto, averla ancora con noi, perché è davvero una persona molto piacevole. Ho una domanda, ma gliela sparo così come la leggo, C'è una nostra speaker, Sabrina, che ci chiede: mi fate salutare da Hermes Rubagotti con un bel gnari? Gnari, non abbiamo detto niente fino adesso, però lo faremo. Brava Sabrina, hai detto bene. Mucca la lei.
A nome di Sabrina, che non può, che ci sta ascoltando, la ringrazio infinitamente. Infatti, ha detto simpatico. Gene, in conclusione, volevo chiederle le ultime due cose. Allora, è vero che lei era innamorato calcisticamente tanti anni fa di Savicevic? Come no, è stato il mio idolo per tanti anni, siamo amici, ci sentiamo al telefono, è come un fratello per me, certo, assolutamente sì. E l'ultima domanda è quella che ci chiedono qui nella nostra community, se ci può fare il suo pronostico per i primi tre posti quest'anno del campionato, chi vede... primi quattro, visto che ne vanno quattro in Champions quest'anno. Allora, i primi quattro io direi Napoli, Juve, Milan e Inter. Niente Roma. No, la vedo un po' più, diciamo che se la gioca con l'Inter, Inter-Roma per il quarto posto, perché non l'ho vista così brillante come l'anno scorso. Ma la Roma ha questo vizio che stenta un po', poi magari vi parte. È quello che dice mio marito. No, voglio dire, i giocatori, a parte che secondo me qualcuno deve prendere, perché la Roma, poi io sono anche amico di Francesco, lo stimo molto, però non ho. Oggi non la notizia comunque che la Roma ha acquistato Schick. Ha preso Schick, sì, certo. No, va benissimo, però non l'ho vista ancora bene in palla come deve, ecco. Beh, che dire, allora, noi ti ringraziamo veramente tantissimo. Grazie, Gene, per questa intervista, è stata veramente un'intervista stupenda e sei veramente una persona meravigliosa, grazie di cuore. Grazie a voi, sì. Grazie mille. Noi speriamo veramente di poter così far ascoltare qualche gruppo che lei conosce, qualche cantante. Io sono a disposizione, ecco. Quindi allora mi poi... fate sapere, vi faccio una playlist e poi dopo vediamo se avevo ragione o no. Va benissimo. E un'ultima cosa, se ha voglia di salutare i nostri ascoltatori dicendo il suo nome e dicendo semplicemente: anche io ascolto Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Sono Gene Gnocchi e anche io ascolto Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. L'ascolto praticamente sempre. Le posso mandare un bacio? Certo, come no. A lei, tutto per lei. E io le mando un abbraccio. Grazie. Benissimo. Grazie di cuore. Tutti.